ingegneri italiani di far vedere che erano effettivamente all'altezza del resto dell'Europa. Allora, le ferrovie sono sempre state in un certo senso usate come possibilità di mostrare quanto sono bravi gli italiani, quanto sono veramente all'altezza, che è un'angoscia particolarmente italiana, questo costante chiedersi se sono all'altezza degli altri paesi, cosa che non viene mai in mente ai francesi o agli inglesi. E poi si vede nell'ultimo periodo, proprio dopo gli anni 90, questa separazione veramente pericolosa tra tutto quello che deve apparire come funzionante e deve effettivamente funzionare. Credo che le frecce sono all'altezza di qualunque ferrovia nel mondo, idem Italo, che è un treno splendido, mentre allo stesso tempo sappiamo benissimo che i regionali, interregionali, eccetera, che portano la gente al lavoro, sono in uno stato assolutamente penoso. E questo in parte per come viene finanziato le ferrovie, il fatto che devono mantenere prezzi molto bassi, effettivamente, se guardato nell'ottica dell'Europa in generale, e allo stesso tempo devono assolutamente offrire questi servizi, e non so perché dovevano anche con i soldi che avevano creare l'alta velocità, che per esempio in Inghilterra non esiste. Io credo che il compito di essere presidente delle ferrovie dello Stato è un compito assolutamente impossibile, perché hanno imperativi contrastanti che vengono da ogni parte, ed è inquietante, cioè è tipico dell'Italia che vuole avere tutto da un lato e anche tutto dall'altro lato, e vive negando che è possibile questo. Cioè non si possono avere biglietti che costano poco con treni splendidamente puliti, eccetera, eccetera. No, non esiste. E quindi ci dobbiamo per forza di cose accontentare e andare in quella trincea chiamata treno e incominciare il viaggio. Lei, tra le molte vicissitudini, Tim Parsk racconta quella che lei ha acquistato un biglietto nella maniera più corretta, vale a dire nella maniera più contemporanea, più moderna, ovvero da computer, e poi si è scritto anche, se ricordo bene, su un pezzo di carta il codice prenotazione. Arriva il controllore nel suo scompartimento e chiede: ci sono biglietti da controllare? Lei alza molto gentilmente la mano, però quella mano poteva non alzarla, perché ha sollevato veramente una gran questione. E qual era questa questione? Ma questo era un momento molto particolare che non esiste più, cioè il momento quando dopo molto tempo che uno poteva comprare online solo per le frecce o per l'Intercity, a un certo punto hanno introdotto questa possibilità anche per i regionali e interregionali. Allora io, contentissimo, perché alla piccola stazione dove andavo non funzionava mai la macchina per i biglietti, ho comprato online e pensavo di mostrare semplicemente il codice di prenotazione o addirittura il PDF sul computer al controllore. Quello che non sapevo è che, diversamente dal biglietto per l'Intercity, che effettivamente i biglietti sembravano sul PDF esattamente uguale, ma c'era una nota, credo la sesta nota in fondo alla pagina, che non appariva assolutamente sullo schermo, che diceva che il biglietto doveva essere stampato. Ma è arrivato questo controllore, io stupidamente mi sono fatto controllare questo biglietto, e lui ha insistito che non valeva questo biglietto e voleva montarmi, eccetera, eccetera, eccetera. Anche quando entri in queste discussioni molto ambigue, perché chi era intorno a me ha detto subito: ma un PDF è una stampa, e
come avere una cosa stampata sulla carta, avere sullo schermo, e il controllore non voleva saperne parlare, eccetera, eccetera. E si comincia a capire che quello che è in gioco non è solo una questione di questo biglietto, ma tutto il rapporto che l'italiano ha con le autorità. E anche per questo controllore è un desiderio di schiacciare veramente, non era una persona simpatica, forse era una giornata no, anche per lui, ma schiacciare il tipo di viaggiatore nuovo che arriva con il suo computer, con il suo biglietto comprato online. Questo era veramente un controllore vecchio stile che voleva tutti con i loro pezzi di carta. Ma io ho fatto una cosa in più, Tim Parks, siccome è successo anche a me la stessa identica cosa. Anche a lei questa. E allora viaggiando su treni regionali molto lenti, per cui il tempo della lettura è veramente dilatato, io ho fatto una cosa molto più perversa. Laddove io dimentichi effettivamente quel pezzo di carta dell'abbonamento o del biglietto, io ho sul computer esattamente la copia del PDF, ma ho fatto una cosa in più, ho fatto la scansione della pagina dove lei racconta questo, per cui io oltre al biglietto posso anche avere in più quest'arma di racconto da parte di Tim Parks che è sodale su questa cosa, e credo che aver raccontato questa storia del biglietto che deve essere stampato sia veramente un segno dei tempi. Come un altro segno è questo, Tim Parks. Se posso dire. Prego. Una cosa, mi ha telefonato proprio 2 giorni fa, l'ultimo dell'anno effettivamente, le Ferrovie dello Stato, per invitarmi a parlare di un loro convegno di tutti i dirigenti delle Ferrovie dello Stato, di come viene recepito il loro immagine da un pendolare, diciamo, qualunque. Allora, anche loro hanno letto il libro e credo che in un certo senso sarà piaciuto se hanno fatto questo invito. Forse vogliono eliminare questo tipo di problema. Beh, questo è importante, anche perché un libro a questo punto serve ai viaggiatori, ma anche ai controllori, no? E chi controlla ovviamente i controllori. Lei poi scrive nel suo libro che l'Italia si governerebbe meglio se tornasse a dividersi in una decina di città-stato, in tutta onestà. È un discorso che abbiamo trovato in questo libro, quando Tim Parks ragiona sì del viaggio in treno, ma ragiona del viaggio in treno riferendosi alla politica, riferendosi al risorgimento, e quindi c'è anche in questo libro c'è anche storia patria. Ma credo che sulle Ferrovie dello Stato, cioè, che, per esempio, uno che viaggia sull'Italo è semplicemente come prendere un aereo di una linea privata o un autobus di una linea privata. La gente è normale, ti tratta come cliente. Quando viaggi invece con le Ferrovie dello Stato è una cosa ben diversa. Il controllore è una figura di autorità, credo che ha anche poteri di fermo, di arresto in certi casi. E certamente si comporta come un membro dello Stato, e questo nonostante la privatizzazione effettivamente un po' fasulla di Trenitalia, eccetera. Così quando uno entra in questa zona, uno entra in un tipo di dinamica molto italiana. È molto diverso l'esperienza di viaggiare sui treni inglesi o tedeschi, anche se loro non sono senza i loro problemi, insomma. Sicuramente i problemi sono sempre maggiori per tutti quanti. Per esempio, per tornare al momento del famoso biglietto, cioè non è molto interessante la mia piccola disavventura con il biglietto, anche se la quasi voluta ambiguità di nascondere in fondo alla pagina questo regolamento è tipico, però quello che era affascinante era la reazione della gente intorno a me, che
sentiva proprio la necessità di schiacciare il controllore che voleva schiacciare me, cioè, il desiderio assoluto di trovare, di sconfiggere la figura burocratica era affascinante, e loro mi aiutavano a fare chissà cosa, a rimanere sul treno, ad accettare un processo. Io ho sempre una politica in questi casi, semplicemente di scendere dal treno, di perdere il biglietto e di farmene un altro e mandare al diavolo, perché se no entri in una logica che è una logica molto italiana di un conflitto costante con le autorità. Il conflitto costante con l'autorità porta sicuramente a degli attriti che a volte sono veramente ingestibili. A chiusura di questa conversazione, Tim Parks, mi è successo proprio ieri, facendo il nuovo biglietto del 2015, una cosa, facendolo in internet, e io la pongo come questione uscendo dal libro, ma mica poi così tanto. Sito internet Trenitalia, cerco il treno non c'è. Dico, ma che strano, avranno tolto il treno. No, il sito internet di Trenitalia ha la precedenza per i Frecciarossa. Ora, io mi chiedo, perché uno deve andare a scegliere altri treni? Esattamente, altri treni, quando esattamente la realtà è al contrario, nel senso che gli altri treni sono i Frecciarossa, sono i Frecciabianchi, i Freccia non so che, mentre tutti noi... morti viventi, come lei ci racconta del treno, siamo su quei treni vagoni cosiddetti tradizionali. Sì, effettivamente è già da molto tempo che il sito ti propone i treni più costosi. Vedo che proprio in Inghilterra in questo periodo c'è un deputato che vuole introdurre proprio una legge che insiste che i vari franchising dei treni in Inghilterra devono proporre il biglietto più economico sui loro siti e sulle loro macchine. Io non so cosa dire, io mi sono abituato semplicemente ad andare in fondo alla pagina dove puoi schiacciare il bottone tutti i treni o tutte le soluzioni, si chiama, e vedere tutte. Effettivamente l'investimento, cioè bisogna ricordare a tutti che l'investimento nelle frecce, nel mettere giù quei binari incredibili, quei nuove gallerie attraverso gli Appennini, il costo è stato assolutamente sbalorditivo. Cioè, è una figura, non mi ricordo adesso quanti centinaia di miliardi, ma una cifra così vasta che la comunità europea ha dovuto intervenire per cercare di capire da dove venivano questi soldi e chi mai li avrebbe ripagati. Non saranno mai ripagati, è un investimento di là di ogni sogno di recupero o guadagno. E il risultato è che non è strano che le Ferrovie dello Stato cercano di venderti ogni possibile biglietto per le frecce, perché anche così non recupereranno mai quei soldi. È veramente un'operazione da un lato bellissimo, cioè io amo la possibilità che l'idea che posso arrivare a Roma in 3 ore da Milano è splendido. Allo stesso tempo, se quei soldi fossero stati spesi per migliorare le linee così com'erano e avere treni puliti, moderni, anche sulle linee pendolari, saremmo in una situazione totalmente diversa, molto più, sì, perché i vasti numeri di chi viaggia giornalmente viaggiano su treni sgangarati per arrivare al lavoro. E quei treni potrebbero essere moderni e belli. Per arrivare al lavoro spesse volte in ritardo, ai noi. Tim Parks, lei non è la prima volta che racconta l'Italia, l'ha fatto anche in un libro veramente molto particolare, questa pazza fede attraverso il mondo del calcio. Come sta quella sua pazza fede calcistica? Ma io ho passato, quasi 30 anni a Verona, allora era naturale che io seguivo il Verona. Adesso mi sono trasferito un paio di anni fa a Milano, così non è più possibile, cioè